la Costituzione si è sempre interessata dell'educazione, che vuol dire formazione in generale, e in particolare l'articolo 34 dice la scuola è aperta a tutti, cosa che rappresenta un grandissimo privilegio e che non è certamente un privilegio diffuso in tutti i paesi. Non solo, ma dice che la scuola, l'istruzione che è aperta a tutti, deve essere tale per cui anche chi non ha i mezzi per poter accedere ai più alti gradi deve poterlo fare. Ecco, questo è una condizione di parità assolutamente eccezionale. In realtà questo dovere è stato rispettato. La scuola dell'obbligo effettivamente funziona, non forse così la ricerca, perché anche la Costituzione si occupa tanto anche di ricerca, perché dice addirittura la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Ecco, il fatto però che la dica promuove vuol dire che in realtà non abbiamo dei numeri, diciamo così, per garantire questa ricerca. La ricerca da noi è sottovalutata e purtroppo i mezzi che vengono messi a disposizione per la ricerca sono pochi. Questo è un grande problema se si considera che l'Italia ha una vera capacità di ricerca, perché la ricerca, che è poi innovazione, sempre innovazione dell'esistente, ma anche innovazione dirompente, quella che dà assolutamente la nuova visione del futuro. Ecco, questa ricerca in Italia è finanziata a 1,4% del PIL, che è veramente poco. Ora, se dicevo l'Italia ha proprio la capacità di pensare in grande e di pensare con originalità. Ecco perché non destinare più fondi a quella che potrebbe essere il mezzo per trasformare l'Italia in una grande nazione, più grande di quella che è già, è effettivamente un peccato. Io conto soprattutto sui giovani, non perché la ricerca abbia bisogno solo di giovani. In realtà l'esperienza delle persone anziane è proprio importante per guidare questi giovani e soprattutto per aiutarli a sviluppare le doti che hanno. Però i giovani sono il futuro e quindi chiaramente è a loro che dobbiamo affidarci se vogliamo avere un futuro migliore.